un'antica tradizione che risale al periodo malatestiano e che si rinnova nel tempo, quella della fiera di San Bartolomeo, che da mercoledì 24 a venerdì 26 agosto torna a riempire i lunghi viali di Sassonia-Fano. A differenza dello scorso anno, le strade interessate dall'iniziativa verranno chiuse al traffico per l'allestimento non dalle ore 15 del giorno precedente, bensì dalle ore 23, anche per andare incontro alle esigenze delle attività economiche. Verrà garantito però un aiuto logistico ai mezzi pesanti della Newcopromo, infatti, per evitare disagi, i camionisti avranno un numero di riferimento da contattare per essere scortati dagli agenti della polizia locale e raggiungere l'area del porto, dove si trova il centro di spedizione dei molluschi. Questa nostra tradizione importante, che continua a avere l'area dedicata alle cipolle proprio nell'ingresso della fiera in via Cesare Battisti, e poi si è sviluppata in queste due vie importanti per il lungomare di Sassonia, che sono via Dante Alighieri e via l'Adriatico, e continuerà ad essere così per quest'anno, quindi circa 200 espositori di vario tipo che occuperanno tutto il nostro lungomare per mantenere questa tradizione e per riprendere anche il momento della fiera. L'anno scorso sono molti gli espositori che causa Covid insomma sono mancati, mentre quest'anno c'è una conferma importante di tutte le presenze, e quindi manteniamo la fiera per quest'anno come abbiamo detto. Poi stiamo pensando anche, visto le nuove necessità cittadine, anche di rinnovarlo sia negli spazi sia nelle modalità, ma questo ci ragioneremo, come abbiamo già confermato, insomma la rinnoveremo a partire dal prossimo anno, quindi il mantenimento di una tradizione per noi importante. Infatti l'amministrazione comunale è al lavoro per capire se la fiera possa essere spostata nel tratto che va dalla zona del porto al Lido, una riqualificazione funzionale ma anche d'immagine per quanto riguarda la tipologia merceologica esposta e venduta. Intanto, come annunciato dall'assessore Brunori, quest'anno, dopo 3 anni, torna la Fiera Franca dei bambini e dei ragazzi dai 3 ai 16 anni. L'iniziativa si terrà sotto la tensostruttura in tutte e 3 le giornate della manifestazione, dalle 14.30 alle ore 20. Noi presidieremo l'area, nel senso che verranno evitati quelli che sono i parcheggi delle biciclette, piuttosto che, perché appunto ci dovranno essere spazio per ospitare tanti bambini. Gli scorsi anni eravamo arrivati anche addirittura a 100 bambini, quindi una bellissima partecipazione, purché ci sia un genitore, quindi che vengono accompagnati da un adulto, perché ahimè saranno i soli poi a presidiare. Si tratta di un baratto, quindi dove i bambini potranno mettere a disposizione sia giochini che realizzano da sé, ma anche cose che hanno in casa, proprio nel termine dello scambio, che non è una vendita, ma è proprio veramente uno scambio simbolico per delle piccole cifre con cui loro poi riacquistano dei piccoli giochini. È una cosa molto carina, io la vidi fare in un'altra città ed è per questo che poi l'ho voluta portare anche a Fano. È necessario prenotare? No, non sarà necessaria nessuna prenotazione, anzi, tutti i bambini che appunto vorranno portare anche degli oggetti propri legati al riciclo, quindi al tema dell'ambiente, saranno ben accolti, perché è un tema importante, attuale, e queste occasioni sono anche un modo per fare informazione e sensibilizzazione.